Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi vogliamo presentarvi il metodo Wim Hof e lo faremo insieme a Margherita, a Margherita Piasecca. Buonasera Margherita e benvenuta. Buonasera, buonasera, piacere mio. Allora Margherita, che cos'è, in che cosa consiste il metodo Wim Hof e quali sono i suoi benefici? Il metodo Wim Hof è il metodo, se nelle semplici parole, è ritorno alla nostra origine, ritorno nel contatto con la natura, con la nostra vera natura, grazie agli semplici strumenti che possediamo già. In cui sono respirazione, la dedizione mentale e la esposizione al freddo. È lo strumento che principalmente si usa per risvegliare le nostre capacità che possediamo già di adattamento agli ambienti ostili, alle condizioni ostili. Noi abbiamo perso la capacità di adattamento grazie, tra virgolette, alla tecnologia. Il metodo Wim Hof la chiave del metodo Wim Hof è ormesi, che appunto significa la capacità di adattamento. Noi abbiamo questa funzione in ogni nostra cellula, abbiamo proprio la base e andiamo con il metodo, usando questi semplici strumenti, a risvegliare in noi questa dote che possediamo già. E i benefici sono innumerevoli, perché sono specificamente sia fisici che mentali. E soprattutto il principale beneficio è gestione dello stress, perché una volta imparando a gestire il fattore più stressante che abbiamo, il freddo, andiamo a riuscire a gestire qualsiasi stress ci arrivi nella nostra vita. Gli altri benefici come migliore circolazione, migliore sonno, migliore la capacità del nostro corpo a gestire funzioni vitali, cercando sempre in equilibrio, dell'equilibrio. Questa pratica basa questi tre semplici strumenti che, andando a lavorarli insieme, tirano fuori meglio di noi, tirano fuori tutte le nostre potenzialità, tutte le nostre capacità che non sappiamo di possedere. Si tratta specialmente di connessione, e comunicazione tra corpo e la mente, perché il corpo ci permette molto di più di quanto ci dice la nostra mente se riusciamo a usare bene questo fattore e il lavoro della nostra mente. Beh, Margherita, meraviglioso quello che ci hai detto, è meraviglioso anche questo metodo. Ma questa terapia che viene fatta a quanto pare col freddo è solamente per quelle persone che sono predisposte o possiamo farla tutti? La terapia con freddo è assolutamente per chi ha voglia, ha forza di volontà. Ok, mettiamo a parte i casi in cui persone che hanno problemi di salute devono consultare ovviamente con il medico prima di esporsi al freddo. Mettiamo a parte le donne in gravidanza. E con le persone con gravi malattie, tipo epilessia, non possono esporsi al freddo. Oltre a questo, mi sento sempre dire: tu hai facilità di eseguire questa tecnica perché arrivi dal paese nordico, quindi sei abituata al freddo. Ed effettivamente non è così, perché la nostra mente, nel momento in cui siamo davanti a un stressor così grande come il freddo, mi mette anche a me in prova, in difficoltà.
prima di espormi al freddo. E chi è predisposto? Chi ha la volontà mentale di mettersi in gioco? Che ha necessità, magari e voglia di usare questo strumento per un cambiamento, per cercare di trovare un cambiamento, cambiamento fisico, cambiamento mentale, cambiamento nella sua vita, perché questo è uno strumento di cosiddetto di biohacking che usiamo adesso sentiamo tanto nelle mass media. È lo strumento che ci aiuta a trasformare quelli che sono i nostri schemi mentali che non ci permettono di allargare la nostra zona comfort. E uno di questi strumenti è il metodo Wim Hof, agisce nel modo molto quasi immediato. Quindi nel momento una persona decide di aderire a questo metodo, quindi ti contatta e si organizza quello che abbiamo visto prima nel video. Quindi come funziona? Come vi avviate verso queste destinazioni dove c'è la neve, dove c'è il ghiaccio, dove c'è il freddo? E abbiamo visto ad esempio nell'immagine che stavate facendo prima un po' di riscaldamento. Ci spieghi un poco nella pratica come si fa? Sì, assolutamente. Io adoro questo metodo, adoro questa pratica per via di che puoi aderire avendo appunto questi solo semplici, usando questi semplici strumenti. Non devi avere null'altro, anzi, devi solo cercare di avere le condizioni che ti permettono di allenare il corpo, perché il nostro corpo ha la memoria. Il nostro corpo, la nostra cellula, ogni cellula ha la memoria e andiamo a risvegliare con questi stimoli questa memoria. Nel momento in cui noi abbiamo, io non cito qua gli esempi delle ricerche scientifiche perché tutte queste sono già da leggere, da ritrovare nel mass media, e non le neanche riporto durante i miei workshop. Io vado a lavorare esclusivamente con gli strumenti appresi dal mio percorso abbastanza ricco olistico e dove vado a fare gli esercizi che ti fanno vivere e sentire questo che la ricerca ha confermato, quindi rilascio di noradrenalina 560% in più, di dopamina 230% in più, di lavorare sul focus mentale che ci permette un po' a ingannare la mente e ti permette di fare un po' di più, di mettere in disposizione al tuo corpo e là dove la mente è calma e tranquilla ti permette di appunto alzare questa asticella del tua zona comfort zone. Insomma, vado a agire sul sistema autonomo nervoso e equilibrarlo, perché noi nella vita quotidiana stiamo sempre su questa parte del sistema nervoso che ci tiene molto, molto svegli, agili, pronti a agire, scappare, bloccarsi, sempre in azione, sempre al livello dello stress. Invece, stimolando con gli strumenti della respirazione e del freddo le capacità del nostro sistema autonomo nervoso, andiamo a equilibrare, andiamo a lavorare sulla parte opposta, sul rilassamento, sulla digestione, sull'abbassamento del battito cardiaco. Quindi, insomma, dopo un esercizio dopo una giornata di workshop di esercizio dove ti ho portato a fare esposizione al freddo nel modo sereno, tranquillo e con piena consapevolezza e centratura, tua mente dopo un po' è stata destabilizzata da questi schemi
che finora, in cui finora era ti portava nella giornata, nel fare delle cose. E automaticamente questa parte viene poi metabolizzata anche dal tuo sistema intero, del corpo e della mente, e viene poi anche portata nei giorni più avanti, il beneficio è portato a lungo termine, perché il governatore di tutto il nostro sistema è il sistema autonomo nervoso. Quando tu vai a rilasciare gli ormoni della felicità durante esposizione al freddo, le endorfine che ti fanno sentire una guerriera, una infermabile guerriera e felice, e tua mente poi metabolizza questa cosa. E poi ti scopri, io posso, io sono, io posso tante cose, automaticamente dalla zona comfort si esce, perché questo è un breve esercizio, uso questo strumento per esercitare il corpo, per aumentare la tolleranza al freddo, al dolore, allo stress. Dopo che ci sei riuscito, praticamente anche la tua autostima cresce, dice io lo posso fare, io ci sono riuscito. Ma prima di poter immergersi, così come abbiamo visto, è necessaria, si fa una preparazione? Assolutamente sì. E, nell'arco di una giornata, un workshop durano, se sono di una giornata, da 5 a 6 ore. E ovviamente la preparazione è necessaria e si inizia dagli strumenti come particolare respirazione e tutti gli esercizi che portano alla centratura mentale, alla concentrazione. E l'esercizio con freddo arriva alla fine. Esercizio il freddo, poi alla fine non diventa la difficoltà. Mm-hmm. Capisci che tutto questo che ti ha portato a questo esercizio era difficoltoso. Magari se svolgo l'attività in natura, ci sono le condizioni atmosferiche, magari ci sono i passaggi sulla superficie della terra, dove non eri abituato a camminare con piedi scalzi, che ovviamente questo sempre è uno degli strumenti per poter avere questo contatto con la natura, perché durante questa pratica andiamo a ricercare la percezione del nostro corpo, che l'abbiamo persa, che non l'abbiamo voluto, siamo abituati a tenere nostre emozioni, a tenere tutto ciò che somatizza il nostro corpo, e con la tecnica di preparazione andiamo a dare possibilità al corpo, ecco, a esprimersi. Perché le emozioni, io parto dalla parte, parlo da parte di una coach che ha una preparazione parecchio olistica e vado a lavorare su questa parte. Le emozioni rappresentano, l'acqua rappresenta le nostre emozioni, quindi lavorando con l'acqua andiamo a ripescare anche queste parti che sono in noi messe come i cuscini uno sopra l'altro, perché non vogliamo percepire, non vogliamo sentire, non vogliamo riconoscere, perché ci fanno male. Allora con questo metodo andiamo gradualmente a ripescare queste parti e dare possibilità al corpo a esprimersi attraverso la respirazione, attraverso tutti questi tre pilastri che costruiscono il metodo. E effettivamente è un ritorno, fare parte della natura. Questo sì. che ci
che lo stiamo quasi dimenticando, invece noi l'essere umano fa parte un tutt'uno con l'ambiente e con la natura. Margherita, per concludere, se qualcuno in questo momento fosse interessato, ti volesse contattare, che cosa deve fare per poter partecipare a questo corso, a questo metodo, al tuo workshop? Può trovarmi sulla pagina Instagram Margherita Ice Wonder, anche sulla pagina Facebook, però maggior parte di riferimento è sulla pagina Instagram, sul sito che credo sia già partito, margheritaicewonder.com, e su Instagram c'è un riferimento, ci sono un workshop attuali, ci può contattarmi, ci sono sono varie proposte che faccio per svolgere l'attività come coach, come un'ultima domanda, Margherita, prima di concludere, ma in quale città ti trovi? Dove ti dobbiamo raggiungere per poter partecipare a questo corso? Torino, Piemonte, principalmente svolgo l'attività Torino, Piemonte, anche se a volte mi sposto, però nell'ambiente in cui mi trovo perfettamente bene, dove ci sono, c'è tutto ciò che mi serve per svolgere l'attività. Prali, soprattutto Prali, una bellissima cittadina in montagna, a Torino. Benissimo, quella è la zona. Io, Margherita, ti ringrazio moltissimo per essere stata qui, è stato veramente un piacere ascoltarti, è meraviglioso, è questo metodo totalmente in contatto con la natura, grazie. Grazie a te, grazie infinite. Grazie mille. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.